Solo il ricordo di qualche gol, delle magie sul campo di Riva, riesce a rompere il silenzio quasi surreale, il dolore composto delle migliaia di persone provenienti da tutta la Sardegna, che oggi, come un flusso ininterrotto a partire dalle 14, orario di apertura della Camera Ardente allestita all'Unipoldomus, hanno deciso di salutare per l'ultima volta il campione, il mito. A rendere omaggio a Gigi Riva per primo il Cagliari Calcio con il presidente Tommaso Giulini e il capitano Leonardo Pavoletti. Nel ricordo di Riva volevo dare un messaggio di unione, perché questo è la cosa che mi porto più dietro e che credo ci portiamo tutti più dietro. Lui ha unito un popolo intero, lo ha fatto per decenni già da prima dello scudetto, lo ha continuato a fare anche nell'ultimo periodo e l'auspicio è che lo continui a fare, che tutti noi possiamo con il suo ricordo costante, seguendo il suo esempio, i suoi principi, i suoi valori, sempre portati avanti con la semplicità e con l'umiltà, possiamo continuare a unire un popolo intero che è ciò che lui più di tutti ha fatto in questa terra che ha amato e nella quale ha deciso di venire a vivere e nella quale ieri è mancato nell'ultimo soggiorno. Oggi è difficile trovare veramente le parole. Ieri è arrivato questo brutto colpo che penso per me, mi immagino solo per i sardi cosa sia stato, per i familiari, quindi ci tenevo a fare le mie più sincere condoglianze alla famiglia, a tutto il popolo sardo e a tutto il calcio italiano, perché oggi abbiamo perso veramente il più grande attaccante italiano di tutti i tempi, quindi è difficile trovare altre parole. Una cosa che ci accomunasse, anche se non ci siamo mai purtroppo conosciuti di persona, che abbiamo amato, venendo da fuori abbiamo amato questa terra, e quindi sono sicuro che ci sarebbe bastato uno sguardo per trovare, insomma, un feeling giusto per capirci veramente dentro. Quindi